Le intermittenze della morte di José Saramago. Le religioni, tutte le religioni, per quanto le si rigiri, non hanno altra giustificazione di esistere all'infuori della morte. Ne hanno bisogno come il pane per i denti. I delegati delle religioni non si scomodarono a protestare. Al contrario, uno di essi, reputato appartenente al settore cattolico, disse: «Ha ragione, signor filosofo. È proprio questo il motivo per cui esistiamo noi. Perché le persone conducano tutta la vita con la paura appesa al collo. È giunta l'ora. Accolgano la morte come una liberazione. Il paradiso, o paradiso o inferno, oppure niente. Quello che c'è dopo la morte ci importa assai meno di quanto generalmente si creda. La religione, signor filosofo, è una faccenda terrina. Non ha niente a che vedere con il cielo. Non è questo che ci avete abituati a udire. Qualcosa dovevamo pur dirla per rendere più attraente la merce. Ciò vuol dire che in realtà non credete alla vita eterna. Facciamo finta». Per un minuto nessuno parlò. Le storie per l'infanzia devono essere scritte con parole molto semplici, perché i bambini sono ancora piccoli e quindi conoscono poche parole e non amano usare quelle complicate. Magari sapessi scrivere storie così, ma non sono mai stato capace di imparare e mi dispiace. E poi bisogna saper scegliere le parole. Occorre un certo non so che per raccontare, una maniera molto diretta e molto chiara. Una pazienza infinita. Il giorno seguente non morì nessuno. Il fatto, poiché assolutamente contrario alle norme della vita, causò negli spiriti un enorme turbamento, cosa del tutto giustificata. Ci basterà ricordare che non si riscontrava notizia nei 40 volumi della storia universale, seppur che si trattasse di un solo caso per campione, che fosse mai occorso un fenomeno simile, che trascorresse un giorno intero, con tutte le sue prove di 24 ore, fra diurne, notturne, mattutine e vespertine, fosse intervenuto un decesso per malattia, una caduta mortale, un suicidio condotto con fine. Niente di niente, zero smarcato. Chissà se il ragazzo avrà fortuna e arriverà a essere massaro o fattore o servo di fiducia, oppure se preferirà vivere in città, che è un morire più pulito. La cosa peggiore sono le pestilenze e le carestie, un anno sì, un anno forse, che finiscono per decimare il popolo. I campi si ritrovano svuotati di gente, i paesi chiusi, leghe senza incontrare anima viva e di tanto in tanto gruppi miseri e laceri per certe stradacce che solo il diavolo divide con gli uomini. Cadono strada facendo, è un percorso affollato di cadaveri, e quando la peste si alza e si accomoda la fame, si contano i vivi fin dove arriva l'aritmetica e se ne trovano assai pochi. La regina madre non migliorò né peggiorò. Rimase lì, come sospesa, dondolando il fragile corpo sul bordo della vita, a ogni istante minacciando di cadere dall'altro lato, ma legata a questo da un tenue filo che la morte poteva essere soltanto lei, non si sa per quale capriccio continuava a tenere. Eravamo ormai passati al giorno seguente e in quello, come si è informato subito all'inizio di questo racconto, nessuno sarebbe morto. Non siamo mica in quei giorni favolosi in cui il sole, al quale dovremmo già tanto, spinse la propria benevolenza al punto di fermarsi su Gabaon il proprio viaggio, dando così a Giosuè il tempo di vincere, con comodo, i 5 re che assediavano la città. Giuseppe si sedette sulla stuoia, scostò il lenzuolo e in quel momento il gallo cantò per la seconda volta, rammentandogli di essere in debito di una benedizione, quella dovuta alla parte di meriti che spettò al gallo al momento della distribuzione che ne fece il Creatore alle sue creature. «Che tu sia lodato, Signore, Dio nostro, Re dell'universo, che hai dato al gallo l'intelligenza per distinguere il giorno dalla notte». Ecco cosa disse Giuseppe. E il gallo cantò per la terza volta.